Presidente. Grazie Ministro di averci relazionato. Io ho preso alcuni appunti sulla base della relazione che ci ha portato oggi. Sarò probabilmente non esaustivo, ci sarebbero mille cose da dire, cercherò di essere più sintetico possibile. Ho apprezzato molto, e penso che l'abbiamo apprezzato tutti, le parole di ascolto e dialogo. Sono concetti importanti che noi condividiamo. E sui concetti di partecipazione, condivisione... Onorevole Balboni, grazie. Collega Balboni. Prego. Sui concetti di partecipazione e condivisione vogliamo lavorare per concretizzare quei percorsi che ha richiamato lei stesso. Percorsi che, come ha giustamente evocato, devono avere una sola stella polare, la giustizia. Ma non come semplice concetto, non come un feticcio, ma come un diritto dei cittadini a vedersi tutelati. Lei ha correttamente ricordato una cosa molto triste. Oggi il sistema giustizia genera nei cittadini un istintivo senso di sfiducia. Questo però non deve rimanere un cartellino da mettere sulla porta del tribunale. Faccio l'avvocato anch'io, faccio l'avvocato civilista. Tutti i giorni frequento le aule di tribunale e tutti i giorni mi devo confrontare con i miei clienti che hanno problematiche quotidiane, molto semplici. Io non vado a parlare di grosse questioni, ma della vera giustizia, quella piccola giustizia che tutti quanti i cittadini devono riuscire ad avere ogni singolo giorno. Sappiamo tutti che il personale della magistratura e dell'avvocatura ha delle eccellenze, come giustamente lei ha richiamato, ma mi permetto di fare un richiamo. Se anche un campione di Formula 1 ha una macchina che non va, di certo il campione non vince. Ecco che allora che gli interventi che lei ha evocato per l'innovazione e per l'organizzazione sono fondamentali, essenziali, perché anni di spending review non hanno risolto problemi in modo complessivo. Ben venga la razionalizzazione, ma stiamo attenti a non razionalizzare la certezza del diritto, che comunque deve rimanere un baluardo della nostra civiltà giuridica. Proprio su questo tema, parlando di geografia giudiziaria, lei giustamente ha richiamato questo tema, e di edilizia giudiziaria, se il pensiero alle cittadelle giudiziarie è certamente suggestivo e intrigante, ancorché se ne parli da decenni, è pur vero che la chiusura, e questo va richiamato molto chiaramente, la chiusura indiscriminata di sedi distaccate di tribunale, gli esempi possono essere tanti, io vengo dalla Brianza, è stata chiusa a suo tempo la sezione distaccata di Desio, ma anche su Cuneo mi dicevano, su tantissime altre situazioni la chiusura ha portato dei grossi disagi nello svolgimento quotidiano di quello che è l'attività processuale. E ciò veniva fatto senza una vera e propria razionalità, ma semplicemente sulla base di un calcolo economico. Questo deve essere un monito importante, proprio perché bisogna salvaguardare quei presidi di legalità che giustamente lei ha ricordato. Sul punto, gli uffici di prossimità, io ho apprezzato questo richiamo. Presso il mio foro c'è già qualcosa di simile, ci sono, per quanto riguarda la volontaria giurisdizione, quindi l'assistenza a tutte quelle persone che non hanno la possibilità di poter rivolgersi a un legale semplicemente per informarsi su quelle che sono le modalità per un'amministrazione di sostegno, la documentazione che può servire, quelli sono punti importanti, però non bastano da soli, non bastano nel senso che bisogna davvero riportare, oltre agli uffici di prossimità, a tutti quegli uffici giudiziari quella solennità e quell'importanza, ma quella fruibilità reale che tutti i cittadini devono poter toccare con mano, non necessariamente perché ci deve essere un problema grande, magari un problema piccolo. Quando un mio cliente viene da me e mi viene a dire ho bisogno di un'amministrazione di sostegno perché ho la mamma in difficoltà o il papà in difficoltà, non necessariamente deve venire dall'avvocato e quindi pagare la parcella. Lo Stato su queste cose deve rispondere principalmente, e quindi ben vengano questo tipo di interventi. Dopodiché io mi concentro da civilista, mi concentro più sul processo civile. La riforma del processo civile è una delle cose che bisognava farla già tanto tempo fa. Oggi dobbiamo correre, dobbiamo farla bene.
E su questa cosa sicuramente da parte nostra troverà una sponda, troverà sicuramente un appoggio, un confronto. Se non ho annotato male dalla sua relazione, oltre 3 milioni sono i processi di nuova iscrizione. Io credo che potrebbero essere anche molti di più se quel sentimento di sfiducia di cui parlavamo prima non ci fosse. Ed è proprio per questo che una riforma sul processo civile è fondamentale. È buona la direzione sulla semplificazione, sulla comprensibilità del processo, è ottima. E in tal senso io, come mi è stato insegnato dal mio maestro, bisogna imparare dagli altri, perché se gli altri le cose le fanno meglio, dobbiamo imparare da loro, senza copiare. Altri ordinamenti, magari anche quelli di matrice anglosassone, che sulla speditezza e sulla celerità hanno fatto un loro baluardo giuridico, andiamo a guardare anche a quegli esempi. Portandoli e sostenendoli però all'interno del nostro ordinamento, perché noi siamo veramente un ordinamento che del diritto ha fatto qualcosa di importantissimo e non possiamo prescindere da questo. Poi ho annotato altre cose, ci sarebbero mille altre cose da richiamare, ma un piccolo richiamo lo devo fare anche su quello che è l'intervento della giustizia in materia di diritto di famiglia. Faccio tanto diritto di famiglia anch'io ed è l'assistenza alle famiglie, è una cosa importante. Quindi tutto quello che riguarda la tutela della famiglia, correttamente lei ha richiamato il codice rosso, e auspico anch'io che possa avere l'unanimità il recepimento di queste normative, di questa tutela. Dopodiché un piccolo richiamo lo devo fare alla riforma della procedura di insolvenza. Giustamente lei ha richiamato quella che è un capitolo importantissimo del nostro diritto e ho apprezzato e condiviso a pieno anche solo quel piccolo, ma non è piccolo, segnale con cui si è tolta la parola fallimento. Perché tante volte quando un cliente viene dall'avvocato e dice devo fallire, non è solo un fallimento dal punto di vista imprenditoriale, ma è un fallimento dal punto di vista umano. E se noi dobbiamo garantire i cittadini, dobbiamo garantire la possibilità ai cittadini onesti di ripartire, la possibilità di ricrearsi una propria capacità a mantenere se stessi e la propria famiglia. E se noi li mettiamo alla gogna, sicuramente questa cosa non riusciremo mai a farla. Dopodiché non condivido alcune cose che sono stati detti da altri oratori prima di me, non condivido il fatto che non vedo tutto questo distruggere quello che è stato fatto prima, perché di fatto la stessa procedura di insolvenza non è fatto altro che, come giustamente ha ricordato lei Ministro, ha continuato un percorso che era già iniziato nella precedente legislatura, quindi da questo punto di vista non vedo questo, è stato definito, mi perdoni, furore ideologico che va a togliere tutto quello che c'era prima, cancellandolo. Io vedo semplicemente tanta voglia di fare, e da parte nostra, sicuramente da parte mia, da parte di tutto il gruppo, sicuramente ci sarà tutto l'impegno. E ripeto, richiamo quelle due parole che ha portato all'inizio della sua relazione, ascolto e dialogo. Con l'ascolto e dialogo si va dappertutto, si ascolta tutti, poi dopo ovviamente un ministro, un governo deve decidere perché bisogna decidere, ma facendo in questo modo sicuramente si mettono sul tavolo tutte le carte e bene o male rappresentiamo tutta la società, tutti i vari aspetti professionali, chi fa l'avvocato, chi fa il magistrato, chi fa l'operatore di giustizia. Queste sono esperienze che devono essere importanti e devono essere a fruizione della cittadinanza e di tutto il popolo. Quindi da questo punto di vista il nostro gruppo sicuramente sosterrà l'azione di governo e sicuramente cercherà di apportare quanti più suggerimenti, quanto più aiuto possibile affinché davvero quella stella polare di cui parlavo prima, la giustizia, quella vera, possa essere davvero attuata sia nelle aule di tribunale che per strada. Grazie.